a tutti e benvenuti in questa spumeggiante puntata di Viva lo Sport, l'unica trasmissione in Italia condotta da ragazzi e dedicata interamente allo sport giovanile. Conduce con me la mia compagna di avventure Naike Niedu. Conduce con me anche il mio amico Francesco Perna. Da dove ti escono queste parole spumeggianti? No, c'è scritto sul copione. Ah, giusto. Ma torniamo seri e presentiamo i nostri ospiti di oggi che sono venuti qui La insieme a noi. nostra danzatrice. Ciao, sono Chiara e vengo dalla scuola di danza Danza Etoile. Il nostro velista. Ciao, mi chiamo Luca di Felice Antonio e pratico vela alla Lega Navale Italiana di Pescara. La nostra giocatrice di Orsenvol. Ciao, mi chiamo Aurora Del Boccio e mi alleno al maneggio Riottavo. Ora iniziamo con le domande di oggi. Allora, Chiara, quanti anni hai iniziato a danzare? Ho iniziato a danzare a 2 anni e mezzo e il primo saggio l'ho fatto a 3 anni. E quanti anni hai adesso? Ora ho 8 anni, quasi 9. Quindi già da più o meno 6 anni stai facendo. Quindi sono passati 2 o 3 anni. Mentre, Luca, tu chi te l'ha fatto conoscere questo sport fantastico? Allora, in realtà mia mamma e mio padre già avevano iniziato a fare vela, quindi ho deciso pure io a buttarmi in questo mondo. Aurora, cosa significa un symbol? Ha un significato speciale? Horseball significa palla e cavallo. Cos'è Horseball? Parlaci un po' di questo sport. Horseball è una disciplina che si pratica sul cavallo. E vedo che dalla regia ci hanno mandato alcune foto di questo sport. Vedo che avete una strana palla in mano. È anche quella che avete portato, vero? Sì. Co come possiamo vederla? No, vieni lì, vabbè. Eccola. Com'è formata, diciamo? È una palla normale, solo che è avvolta da manici. Perché Ah. Come mai ha questi manici? per i fantini, per poterla prendere con più facilità, visto che si devono abbassare dal cavallo, si usano questi manici per poter. Perché ce ne sono così tanti? Perché almeno se la palla cade in un verso, cioè se la palla cade magari così, puoi prenderla. Oh, lo sai che Francesco, ti devo dire una cosa. Lo sai che saresti molto perfetta a giocare a Horseball al Grazie. posto della palla? E poi come mi prende? Vabbè, passiamola. Passiamo avanti, torniamo a fare delle domande a Chiara. Un'altra domanda, ma hai mai fatto una gara di danza? No, però noi facciamo i saggi dove mostriamo i balletti che Quando facciamo. è iniziato il tuo primo, qual è stato il tuo primo saggio? Il primo saggio è stato quando ho fatto Alice nel Paese delle Meraviglie. Ci siamo divertite. Lo sai, Francesco, che anche io giocavo, anche io facevo danza? Ho fatto 4 anni e mezzo. Ah, serio? Secondo me? Aspetta, facevi il cespuglio? Facevi tipo il cespuglio? Spiritoso. Mentre, Luca, diciamo, esistono vari tipi di barca nella vela? Sì, ci sono moltissimi tipi, molti in cui praticamente quelli di solito vedi grandi che stanno al porto e altri invece che si chiamano derive e noi di solito andiamo su quelli. Ma è uno sport molto faticoso? Allora, non è uno sport molto faticoso, tranne quando c'è molto vento e lì bisogna contrastare la forza della vela Vedo che con. dalla regia ci hanno mandato un video. Che cosa stai facendo in questo In momento? questo momento sto virando, cioè sto cambiando bordo, sto andando in un'altra direzione per andare contro il vento e arrivare alla boa. Ma nella barca ci sono solo tu o ci sono altre Nella persone? barca in cui faccio io ci sono solo io, poi ci stanno altre derive che ci stanno due o più persone. Ah. Mi ha incuriosito un attimo, c'è un manico di legno più o meno in mezzo, non capisco che cos'è. Allora, quello manico praticamente è una barra che si attacca al timone e infatti allontanando quel manico da sé la barca si avvicina al vento, avvicinandolo si allontana. Ah, ok. Come sono vestiti Aurora? Come sono vestiti il cavallo e il giocatore?
Allora, il cavallo, oltre alla sella e alla testiera, indossa anche alle zampe delle fasce protettive, mentre il fantino porta delle ginocchiere, dei pantaloni da equitazione, degli stivali, il cap e basta. E la maglia della squadra. Voi usate tipo quel bastoncino per darlo? No, no. Ah, cioè, ok. Vedo che usate cavalli abbastanza piccoli dalle immagini, cioè. Tipo pony? Sì, dipende dalle categorie. Ah, esistono varie categorie, quindi quali sono queste? Sì. Si inizia con pulcini, poi si va a giovanissimi, dopo si passa a esordienti, ad allievi e la categoria dei più grandi. Che... Chiara, qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, il mio sogno nel cassetto è di diventare una ballerina, perché è da tanto tempo che faccio danza, quindi... A proposito di sogni nel cassetto, qual è il tuo sogno nel cassetto, Francesco? Il mio sogno nel cassetto è condurre in un programma televisivo dove le donne sono e solamente ospiti. Lo sai che diceva sempre mio padre? Cosa? Lo sai perché le donne vivono più a lungo degli uomini? Perché non hanno una moglie, forse? Brava! E invece lo sai che cosa dice mia mamma sugli uomini? Cosa dice? Che gli uomini non sanno cucinare, ma solo girare la frittata al loro posto. Spiritosa. Ma adesso pensiamo ai nostri ospiti di oggi. Vabbè, Chiara, anche nella danza ci stanno diverse categorie oppure è diverso? Sì, ci sono un gruppo dove ci sono le bambine un po' più piccole. Poi ci sta il gruppo di 8-9 anni e poi ci sono il gruppo dei più grandi. Vedo, dalla regia ci hanno mandato un altro video. Che cosa stai facendo in questo momento? Sto alzando la gamba e... basta. Francesco, perché non lo fai anche tu ora? No, se lo faccio mi spacco, cioè vado all'ospedale, la trasmissione finisce qua, ce ne andiamo tutti a casa e io invece in ospedale. E allora conduco solo io? No, se no il programma andrebbe, l'audience andrebbe veramente, 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 veramente molto giù. Continuiamo a... lasciatelo perdere, andiamo avanti. Mentre Luca, lo possono fare anche le donne questo sport? Sì, e infatti noi regatiamo anche con le ragazze. Ah. Esistono vari tipi di gare? Sì, si divide in categorie principalmente per età e praticamente e infatti quelli sotto agli 11 anni sono i cadetti e quelli sopra gli juniores. Aurora, ma come è fatto un campo da horseball? Allora, un campo da horseball è di forma rettangolare. Sui lati corti del campo ci sono due canestri e il confine del campo sono praticamente dei gonfiabili. E poi ci sono dei gonfiabili più alti sotto ai canestri. Aurora, ci puoi dire alcune regole di questo sport? Allora, le regole principali sono: bisogna fare almeno minimo 3 passaggi prima di poter andare a tirare al canestro. Poi la palla non si può tenere in mano più di 10 secondi. Non si può scendere da cavallo per prendere la palla e... Okay. Quindi c'è molto spirito di gruppo in questo sport, siccome sì. Dovete fare prima 3 passaggi di... Sì. Okay. Chiara, invece quali sono le regole nella danza? Non credo che nella danza ci siano tante regole. Ci sono invece. Vediamo, Chiara, ci sono delle... proprio regole non ci sono, ci sono più i passi da fare. Continua. Facciamo dei passi in diagonale, alla sbarra e poi le cose che facciamo durante l'anno le mettiamo nei balletti. Ah. Poi dicevi che hai fatto qualche anno di danza, vero, Nailke? Zitto. Chiara, ma hai una danzatrice che ti piace di più delle altre, più o meno? La mia maestra di danza. Invece, Luca, qual è il tuo sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto è diventare un velista olimpionico con un mio amico. Qual è il tuo velista che ammiri? Il velista che ammiro di più è Robert Scheidt. Ma perché la vela c'è anche alle Olimpiadi? Non lo sapevo. Sì.
Ah, io pensavo che... Cioè io ho visto la canoa, non la vela. Che è formata da tre persone. No, la vela pure, ci sta. Ah, ok. E invece Aurora, Orsenball è un gioco in pionico? Sta? No. No. Io spero che visto diventa... per questo sport che stiamo vedendo sia bellissimo. Sì, credo, siccome è bellissimo, secondo me dovrebbe andare alle Olimpiadi. Però qual è il tuo sogno nel cassetto in questo sport? Diventare, anche un giorno poter aprire una scuola di equitazione tutta mia. Ah, quindi, ok. E c'è mica qualcuno a cui ti ispiri in questo sport? Sì, il mio allenatore Nadir. Come hai conosciuto questo sport? In realtà non è che l'ho conosciuto da qualcuno, un giorno ho provato, mi è piaciuto, in realtà sono andata al compleanno di mia cugina che l'ha festeggiato in questo maneggio e da allora... Invece tu Chiara, come l'hai conosciuto questo sport? Allora, io l'ho conosciuto da un'amica di famiglia che si chiama Sara e ora fa il secondo liceo, che mia mamma mi portava sempre a vedere i suoi saggi e allora un giorno ho detto a mia mamma se mi poteva portare a scuola di danza. Luca, invece, perché ti piace vela? A me piace vela perché mi piace sentire cosa provoca il vento, le onde e comunque tutti gli agenti atmosferici sulla mia barca. Ma cosa succede se la barca si ribalta? Allora, se la barca... No, non credo che sia così. No, perché c'è il giubbotti salvagente. Ma comunque, se la barca si ribalta, noi riusciamo a riaddrizzarla da una specie di spatola che sta sotto l'acqua, che si chiama deriva, e la riusciamo a riaddrizzare. Tu lo consiglieresti uno sport a questo sport a un amico? Sì, in realtà lo consiglierei a tutti. Forse consiglieresti anche a noi due? Sì. No, io tra poco forse lo faccio quest'estate. Perché? No, cioè mi dà. Anche a me piace molto il mare, il vento, capito? Ok. Quindi. Prima finiamo questo e poi puoi andare dove vuoi. A proposito di finire la puntata, mi dispiace Naike, ma questa spumeggiante puntata è ormai giunta al termine. Anche a me, per chi volesse rivederci, la trasmissione vi ricordiamo che andrà in onda domenica in replica, domenica alle 11.30 e lunedì alle 17.30 o giovedì alle 20.30. No, giovedì alle 20.30 per la prossima puntata, non per la replica. Okay. Ora salutiamo i nostri ospiti, cioè la nostra danzatrice. Ciao. Il nostro velista. Ciao. E la nostra giocatrice di Orsenball. Ciao. E speriamo di rivedervi anche alla prossima puntata e speriamo anche di non avervi annoiato troppo. In una prossima puntata spumeggiante. Ci rivediamo in una prossima puntata spumeggiante. Arrivederci. Merci. Ma la mamma in...